brilliant. My love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Eccola, meravigliosa Paola, ciao, buongiorno e grazie di essere collegata con noi, grazie Paola. A te, no, ragazzi, ecco, mi hanno colpito molto le tue parole, no? Dici, non sono mai stata più forte del mostro, nessuno è più forte degli attacchi di panico, però ho provato a conviverci, a volte vincendo, a volte perdendo, ma restando ancora ai miei punti fermi. Ecco, come mai hai deciso di scrivere tutto in queste pagine e di raccontare in qualche maniera come tu sei riuscita anche a vincerlo, tutto sommato, questo mostro, Paola? Guarda, ho deciso di parlarne perché il mostro è subdolo. Il mostro ti porta a vergognarti di vivere con lui, a non dirlo, perché la gente pensa che tu sia debole, che non abbia carattere. E io credo invece che parlarne possa aiutare moltissimo. Siccome consigliavo alle persone nella vita privata che ne hanno sofferto, ma voi dovete dirlo, e poi mi sono accorta che ero la prima a non farlo, ho deciso di parlarne perché spero che possa dare la forza almeno ad una persona che leggerà il libro, che ci sta seguendo in questo momento, di poter dire, ah vabbè, allora adesso mi curo, oddio, perché so che ne posso uscire. Ecco, nel tuo libro sono state tante le parole, i racconti, no? Di momenti bui, di momenti in cui scrivi anche delle sensazioni cui hai toccato un po' il fondo, no? Sì. E, ecco, allora sentiamo un passaggio del libro che mi ha colpito molto. In cui pensai di aver toccato il fondo, ma ahimè non lo avevo nemmeno lontanamente raggiunto, fu quando provai in tutti i modi a rompermi il braccio sbattendolo contro il muro. L'ansia non è un dolore reale e io non ce la facevo più a stare male per qualcosa che non si può vedere. Così continuai a battere il braccio sinistro contro il muro del salone, con tutta la forza che avevo nella speranza di sentire qualcosa di vero, che non fosse il panico. Ecco Paola, quando hanno iniziato questi attacchi per te? Avevo 16 anni quando ho avuto il primo attacco di panico, ma ancora non si conoscevano, quindi la diagnosi fu esaurimento nervoso, che è una cosa che oggi so non esiste, nel senso che tutto è niente. Quindi non c'era una cura specifica, dovevi conviverci, dovevi prendere dei farmaci che comunque ti annebbiavano un po', ma tenevano a bada tutto, sia gli attacchi di panico, ma anche le emozioni, le reazioni, qualunque cosa. Ecco, e poi quando hanno iniziato invece a raccontarti che quelli non erano esaurimento nervoso, ma invece erano attacchi di panico che potevano essere curati? Dopo qualche anno. Per tanti anni ho pensato che fosse solo il famoso esaurimento nervoso. In realtà io pensavo che dentro di me ci fosse qualcosa che non andava, perché gli altri non ce l'avevano, gli altri guidavano, uscivano, respiravano, vivevano e non avevano paura di niente. E io invece, no, io mi ricordo che vedevo passare le persone per strada e dicevo chissà cosa stanno pensando mentre camminano, perché avevo un chiodo fisso che era adesso mi prende un attacco. Ovviamente. Senti, insieme a noi c'è anche Rosario Sorrentino. Professor Sorrentino, buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie. Ciao, di Rosario. Essere collegato con noi, poi vi conoscete. E soprattutto anche perché il professore si occupa di questi argomenti da tanto tempo. E devo dire che questo libro è anche un libro coraggioso, no, professore? Sì. Perché non tutti decidono, come dire, di parlarne, di esteriorizzare, no? Guardi, ho usato proprio la parola, la prima parola che avrei pronunciato, coraggiosa. Paola è stata veramente molto coraggiosa, la sua è un'operazione coraggiosissima, perché squarcia
per una volta per tutte il velo sull'ipocrisia, su quel senso di vergogna, dove le persone che vivono nel recinto degli attacchi di panico, tra l'incudine e il martello, cioè non essere creduti dagli altri, da chi non li vive, e soprattutto in un, e lo stiamo vedendo in questi giorni, nel recinto dove la libertà ci viene tolta, ci viene scippata. Ecco, chi soffre di attacchi di panico vive anche nella rabbia, vive anche in un tormento dei sintomi che da un momento all'altro, come ha detto Paola, possono irrompere all'improvviso. Però il libro di Paola Perego è anche un libro di speranza, di chi ce l'ha fatta. E diciamolo ancora una volta, io trovo assurdo che oggi, con strumenti terapeutici che noi abbiamo, una terapia farmacologica, una psicoterapia breve cognitivo-comportamentale, uno stile di vita attivo, lo sport, tutto questo ci può dare la possibilità di scavalcare quel muro, quel recinto altrimenti invalicabile. Trovo assurdo che molte persone ancora oggi si rassegnino, un po' per motivi culturali, lo stigma, la vergogna, l'etichettatura sulla fronte, la parola psicofarmaco che evoca scenari terribili è ridicolo, perché guardate, ci sono milioni di persone che in Italia soffrono, certo, di questo disturbo, molto in silenzio. Ma sì, l'operazione che fa Paola di coraggio è proprio per chi, come lei, vive in un ambiente dove si è condannati a funzionare, quel dolore, come lei mirabilmente descrive, lo vive dietro le quinte, nel backstage. Grazie, professor Sorrentino. Paola, ti ritrovi in questo racconto. Grazie a Rosario Sorrentino. Infatti ho un grande affetto che mi lega a Rosario. Lui mi ha fatto riprendere a volare. Ecco, è bello quando dici riprendere a volare, no? Perché tu dici, sono ritornata a sorridere, no? Più di prima, sì, cioè in qualche maniera sì, dal buio sei passata alla luce, vivere, no? Eh? Io sono ritornata a vivere, a non aver paura di stare da sola, che è la prima cosa, a non aver paura di fare una passeggiata, a non aver paura di guidare, a non aver paura di volare, appunto, a non aver paura di andare in vacanza, a non aver paura di dormire, a non aver più paura. È normale, paure che hanno tutti. Ecco, la cosa molto bella, la dedica a Giulia e Riccardo, alla vostra forza, al vostro amore, alle vostre anime belle. E vi amo. Ecco, i tuoi figli come ti hanno aiutato? I miei figli hanno vissuto questo mio periodo inconsapevolmente, nel senso che chiaramente erano molto piccoli e poi adolescenti, non lo diceva nessuno, figurati se avrei potuto dirlo a loro. Però inventavo scuse, non li potevo accompagnare in macchina a fare sport, allora inventavo che mi girava la testa, che mi faceva male la caviglia, per questo per tanti tanti anni. Poi dopo chiaramente con loro ne ho parlato, ma la vera verità l'hanno letta sul libro. Ah, bene, allora bisogna assolutamente leggerlo, eh? Senti Paola, che cosa ti senti di dire oggi? Che messaggio vuoi lanciare alle tante persone che hanno vissuto, vivono questo problema e tanti telespettatori, sì, che ci ascoltano? Allora, innanzitutto curatevi, come ha detto anche il professor Sorrentino, gli psicofarmaci sono farmaci che curano la psiche, se avete mal di testa prendete il farmaco per il mal di testa, avete gli attacchi di panico, potete guarire. È assurdo che ancora si viva nel recinto, come dice appunto il professore, quando invece ci sono delle cure, non è che gli psicofarmaci vi prendono i pazzi, gli psicofarmaci dati da un medico professionista e specialista aiutano a curare gli attacchi di panico, alla fine non se ne avrà più bisogno e si vive senza, e liberi, e guariti, e rinati, non so più come dirlo. Allora, grazie Paola, grazie veramente per questo racconto. Dunque, Paola Perego, dietro le quinte delle mie paure, come gli attacchi di panico mi hanno cambiato la vita, io aggiungo anche però come sono riuscita a vincerli. Grazie, ciao. Grazie, Paola. Grazie Leonora. Un abbraccio ciao, forte. Rosario. Grazie a tutti voi, grazie Leonora. Un abbraccio forte a te, grazie.